53. Un altro giallo. Thank you.
Un'impresa, non dico altro. Sì, è stata veramente un'impresa. Ragazzi, prima della partita gli avevo detto queste giornate come valano sono da ricordare, sia una grande da allenatore che da giocatore. Se poi si concludono in questo modo penso che siano indimenticabili. Devo fare veramente un plauso a tutti perché oggi alcuni episodi ci hanno dato contro, noi siamo stati bravi a non mollare mai e penso che a un certo punto si è uscita proprio la forza del carattere di questa squadra che ci ha contraddistinto tutto l'anno, perché credere in un secondo posto alla fine del girone d'andata a 9-10 punti di distacco dal secondo posto, arrivare all'ultima giornata a conquistarlo, ci davano per Cenerentola degli spareggi come squadra facile da battere, andare a Borgo Manero in una società storica, un campo che noi forse non siamo abituati, vincere, venire qua è quello che è successo oggi e recuperare la partita nel modo in cui l'abbiamo recuperato, non in meno, a pochi minuti dalla fine. Penso che i ragazzi oggi abbiano dimostrato veramente una cosa inimmaginabile, veramente un'impresa. Sugli scudi Chinchio e Mastroianni, vabbè, tutta la squadra, però forse loro due hanno lasciato il segno in questa partita. Sì, il capitano ci teneva tantissimo, lui è sempre molto pessimista quando parliamo di risultati perché lo fa per cabala. Oggi ho visto veramente in lui una grande voglia di riuscire a fine carriera, di conquistare qualcosa di importante. E sono veramente contento per lui, anche Marco, King che ha fatto due buonissime gare, però non posso dire di un giocatore singolo. Io oggi ho visto anche quelli che erano in panchina, chiamati per entrare, poi magari non ha fatti entrare, che hanno incitato, gioito, corso per i compagni, anche in panchina per aiutarli, entrati a freddo e fatto quello che hanno fatto, quindi è proprio un gruppo fantastico. Io credo che sia, voi avete visto, abbiamo visto tutti, 500 persone hanno visto, ecco, questo è uno spareggio, voglio dire.
comunque, togliamo questo velo un attimo di tristezza per l'arbitraggio, però il risultato sportivo resta. Ma no, strameritato direi, strameritato, in 180 minuti strameritato questo risultato. Grazie al mister, grazie ai ragazzi e andiamo avanti. Allora Pampa, mezza opera si è fatta, adesso c'è da fare l'altra metà. Sì, andiamo partita dopo partita, come abbiamo pensato dalle ultime tre di campionato fino ad oggi, pensando che ce la possiamo fare, consapevoli nei nostri mezzi e che come oggi, anche quando una squadra è superiore a noi, comunque possiamo venire fuori e fare risultato. Stai attento alle spalle. E ora spero di tornare giù per la nascita di mia figlia e poi penso di tornare su, sì. La squalifica una me la son preso per smattere le mani per terra, che non è poco, però vabbè, pensiamo. Forse viene bene, forse sì, almeno mi riposo un po' di più, dai. Non è male. Va bene, ci rivediamo. Grazie, grazie a tutti. Giochi ormai da tanti anni, però la grinta è quella dei tempi un po' lontani, però sei sempre tra i migliori. La grinta c'è perché più si avvicina alla fine della carriera più c'è voglia di giocare, capito? Allora. E allora diciamo che ci metti sempre tutto il cuore e poi i risultati vengono. È stata un'impresa, è successo di tutto, rigori, espulsioni, traverse, insomma una partita epica da raccontare. Ma guarda, penso che col cuore abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare, anche se loro erano una buonissima squadra, sì. Hanno giocato molto bene, devo dire che era una gran bella squadra, però noi con il carattere, con la forza abbiamo ottenuto il massimo del risultato. Penso che ce lo sia meritato.